Si potrebbe dire che si torna sempre al primo amore, ma non è vero, cioè il Medioevo mi ha sempre accompagnato come ossessione, come gusto, come, cioè non l'ho mai perso di vista, ecco. Per cui quando a un certo punto mi è venuta la voglia di mettermi a raccontare, perché si scrive un romanzo semplicemente perché a un certo momento viene voglia di raccontare una storia, credo che questo sia la motivazione migliore per scrivere un romanzo, forse dell'epoca in cui mentalmente, immaginativamente avevo vissuto di più, ecco. Ecco, ma in questi anni si assiste, in questi anni, forse in questi ultimi tempi, forse anche grazie alla spinta che ha dato lei con questa sua opera, si assiste alla spiritualità che esiste nel Medioevo, quella concentrazione di pensiero, che magari poi non si esprime. Ha qualcosa a che vedere con i giorni nostri? Cioè esiste un nesso fra le esigenze attuali Ma e dunque, come per tutti i problemi importanti ci sono due risposte contraddittorie. La prima è che se andiamo a guardare i cataloghi delle case editrici, ogni anno troviamo negli ultimi anni sempre uno o due romanzi di ambiente medievale, quindi non è che questo punto di riferimento sia stato scoperto all'improvviso, non so, forse quest'anno ci si è fatto più attenzione. Poi ancora, non parliamo dell'Italia, ma in Francia o in Inghilterra di romanzi storici di ambiente medievale se ne scrivono continuamente. È però vero che in periodi di, diciamo, di crisi di valori, crisi di verità, in cui non si capisce più bene come certe cose funzionano, cosa succede, c'è sempre la tendenza di ritornare alla riflessione storica, non per fuga, ma proprio per riflettere sulle origini di certi mali o di certe virtù contemporanee. Ora, il Medioevo, specie per l'Italia, per tutta la civiltà occidentale, ma per l'Italia, ma dico, è l'epoca in cui nasce il capitalismo, nasce la civiltà comunale, quindi nasce una civiltà già di tipo democratico, nasce la partita doppia, nasce le grandi rivoluzioni industriali dalla bussola al timone cernierato posteriore, cioè, e nascono anche le grandi lotte sociali, le grandi lotte di fazioni, quindi molti dei problemi che noi viviamo nell'Italia di oggi trovano la loro origine in quel periodo, il che non vuol dire che siano uguali, ma vuol dire che là ci sono delle origini profonde, quindi forse rivolgersi al Medioevo è un modo per cercare di capire, così come fa il dottore quando fa l'anamnesi, no? Interroga il paziente che malattia ha avuto da piccolo? Ecco, che malattia ha avuto da piccolo? Questo è il ritorno al Medioevo per l'Italia. In questo senso il suo romanzo, che qualcuno ha detto è un po' una parafrasi, ha un riferimento diretto, è una storia di oggi ambientata, proiettata nel Medioevo. È vero questo o è una storia? Ma guardi, uno dei filosofi che apparentemente amo di meno, ma gli amori e gli odi sono sempre ambigui in questo genere di cose, Benedetto Croce, mi pare, diceva che la storia è sempre storia contemporanea, cioè non si può mai rivolgere il nostro sguardo al passato senza rifletterci le nostre preoccupazioni. Quindi il Medioevo è un calderone immenso di problemi, eventi, uno che narra, o anche chi faccia storiografia, seleziona. Su quali basi seleziona? Vabbè, selezioniamo sempre in base alle nostre preoccupazioni. Certo, questo. Oh, ecco, lei è professore di semiotica. Vogliamo intanto dire ai nostri spettatori che cos'è la semiotica? Perché credo che non tutti lo sanno, forse io Beh, stesso. non ne vedo la ragione, si può vivere benissimo senza, anche perché poi ciascuno la fa senza saperlo, come la prosa, si ricorda quel personaggio di Molière che. Ma no, diciamo che la semiotica è una disciplina che studia il modo con cui gli esseri umani comunicano tra loro, non solo attraverso le parole, ma attraverso infiniti altri sistemi di segni, che vanno dai gesti alle bandierine, al codice Morse, eccetera. Forse non soltanto gli esseri umani, perché c'è chi si sta occupando di questi problemi a livello animale, e cerca di capire se in tutti questi vari modi di interazione tra esseri, ma ci sono delle regole, dei problemi comuni, ecco, messa un po'. Ecco, perché la gente parla, ma mettendo parla tra virgolette, in tutti i modi, si parla anche con un gesto della Ecco, mano. questo fatto di essere lei uno scienziato del linguaggio, dei modi di comunicazione, ha influito in qualche modo nel linguaggio che lei ha usato in questo suo romanzo, che peraltro è di facile, agevole e piacevolissima lettura. Dunque, non so cosa voglia dire essere uno scienziato al punto in cui siamo.
quanto possa aver influito, ma sul romanzo ha influito il fatto che da tanti anni io mi occupo dei problemi della narrativa, delle regole della narrativa. E quindi mi sono messo a scrivere un romanzo dopo aver riflettuto a lungo sul modo in cui gli altri hanno scritto i romanzi. E quindi l'ha costruito scientificamente, direi. Qualcosa... Un romanzo non si costruisce mai né con la fantasia né col cuore, ma con la sega, la pialla e il martello. Così hanno fatto Flaubert, così hanno fatto Balzac, così hanno fatto Manzoni e tutti gli altri sono degli sciocchi. Gli altri sono degli sciocchi. Carducci. È l'artigianato. Quindi si lavora. C'è una bella espressione inglese che il genio è 90% è 10% inspiration e 90% perspiration, che vuol dire sudore, o che invece il genio è una lunga pazienza, cioè scrivere vuol dire lavorare, lavorare e costruire delle grosse impalcature. Così fanno i grandi scrittori e questo bisogna imparare. Chi dice che si scrive per genio nativo, per inventività, sono gli stenterelli del famoso manzonismo degli stenterelli. Senta, perché la vendita dei libri continua a diminuire? Leggevo, mi pare, proprio ieri o l'altro ieri, le ultime statistiche parlano di una diminuzione del 20% delle vendite di libri in Italia. Perché il libro è un bene, tra virgolette, spirituale e quindi voluttuario. In periodi di crisi economica la gente smette di leggere libri. Sono diventati molto cari i libri. L'Italia è ancora un paese dove i libri costano meno che in altri paesi, però sono cari, costano meno del cinema, costano meno del ristorante, però non si può fare a meno di mangiare, non si può fare a meno di fare tante altre cose, mentre pare si possa fare a meno di leggere. Quindi è un momento molto difficile per la vita della libreria. Comunque un fenomeno, e per la vita delle case editrici. Di origine, lei dice, puramente o prevalentemente economico, che comunque non ha influito sul suo libro, che mi pare, benché uscito molto recentemente, a settembre già si prepari la seconda edizione. Sì, ma non lo so, forse 5-6 anni fa sarebbe andato meglio, ma sa, adesso arriviamo negli Stati Uniti, le grandi case editrici pubblicano un libro, fanno il controllo sulle librerie, se le prenotazioni non sono sufficienti lo mandano al macero e ne fanno carta igienica, quindi c'è un massacro del libro, stiamo avviandoci. Ci sono stati degli articoli in America proprio, mi scuso, ma proprio sul tema della carta igienica. Gli scrittori stanno producendo carta igienica perché le grandi case editrici manderanno al macero le opere prima ancora che siano distribuite se non hanno una vendita sicura. Per cui la salvezza sono le piccole case editrici universitarie che fanno piccole tirature. Quindi è un problema mondiale. Senta, ecco, un'ultima cosa, per lei che è certamente... Ma un momento, per il pubblico, vadano in biblioteca. Vadano in biblioteca. Ecco, e cerchiamo di far funzionare che meglio comunque le si biblioteche. Senta, per lei che è certamente, dico, un personaggio di primo piano nella cultura italiana, ma che al romanzo, perlomeno, dico, lei ha scritto anche alcune opere molto brillanti, ma che non erano romanzo, fra l'altro, per esempio, La fenomenologia di Mike Buongiorno, lei ricorda? Che mi perseguita. Ma si presenta alla narrativa con il primo libro di narrativa e vince un premio così importante come lo Strega. È rimasto sorpreso? Che cosa ha rappresentato per lei? Sorpreso abbastanza anche dal numero dei voti, molto ampio, e quindi io ho sempre ritenuto che i premi letterari abbiano la funzione di sollecitare l'attenzione del pubblico circa l'esistenza dei libri, non stabiliscono delle gerarchie di metodo, non dicono quali sono i capolavori, quali riflettono degli umori, delle preferenze. Però devo dire una certa emozione, perché ho un ricordo di adolescenza, credo liceale ancora, amavo molto Pavese e ho visto le foto di Pavese che riceveva il premio Strega. Queste foto si sono fissate nella mia mente così, come un ricordo abbastanza mitologico. Ecco, trovarsi nella stessa situazione dà indubbiamente una certa emozione, anche se si accetta il gioco dei premi con una certa freddezza e senza pensare che si stabiliscano se l'Ariosto è migliore del Tasso o no, cosa per cui i gentiluomini del 6-700 si battevano in duello senza risolvere peraltro la questione. Si parla tra Ariosto e Tasso, cioè è comunque sì, è una disputa fra artisti veri. Beh, come dice Woody Allen, quando lo accusano di credersi Dio, bisogna pur scegliersi dei modelli.